Una suora, una guida spirituale, una donna forte inserita nel suo tempo. L'Università Cattolica ha voluto ricordare la figura di Madre Eugenia Menni, scomparsa nel 2000, a testimoniare l'attualità della suorancella della Carità, originaria di Trenzano, una biografia curata dal professore Giovanni Gregorini, edita da Morcelliana. È un ricordo estremamente vivido quello che si conserva a Brescia di Madre Eugenia, e nelle opere, anzitutto, nelle realizzazioni, ma è anche nella storia dell'istituto religioso che ha guidato e che prosegue sull'orma, sulle tracce della fondatrice, anche nella nostra contemporaneità. E poi è un ricordo estremamente vivido anche dal punto di vista religioso, e nel senso che la presenza di queste suore guidate da Madre Eugenia Menni hanno espresso, guidato e orientato la vita di molte comunità e hanno operato a livello parrocchiale in tante parti d'Italia e del mondo, e per questi motivi è ancora vivo il ricordo di Madre Eugenia. Tante le testimonianze, tra queste quella di Suor Gabriella Tettamanzi, attuale responsabile delle ancelle di Via Moretto. Indubbiamente il ricordo di Madre Menni è più vivo che mai, prima di tutto come superiore generale, poi come sorella e poi come ancella della Carità. Non possiamo non ricordarla in questo contesto, considerando che il 2017 è il trentennale della nascita della Domus Salutis e il ventennale della Fondazione Poliambulanza. Il pomeriggio è stato moderato da Mario Taccolini, che ha ricordato l'importanza delle opere fondate da Madre Menni.